Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo episodio di Castle Crashers. Siamo di nuovo al boss e mi dispiace che ho dovuto startare da qui perché semplicemente gli altri livelli li abbiamo conclusi, quindi passiamo direttamente al boss. Poi volevo dire, grazie a una persona di nome Daniel, mi ha detto come sconfiggere questo boss e quindi ora so come muovere. Infatti ora riesco ad evitare tutti i suoi colpi senza difficoltà. Comunque ragazzi, torniamo a noi. Ho anche fatto una cosa, ovvero comprato delle pozioni e delle bombe. Ora ho capito a cosa servono quei mercanti. Ok, perfetto, quindi abbiamo le pozioni e possiamo combattere tranquillamente. Ora andiamo. Va bene, ora cerchiamo di sconfiggerlo. Da come ho capito, dobbiamo aspettare che lui si lancia su di me. Tipo, io evito, ecco. Ora, dobbiamo... ecco, ho sbagliato io adesso, scusatevi. In pratica, lui attacca così e noi dobbiamo attaccarlo. Ecco così. Vabbè. Ok, aspettiamo che un attimo lancia sti coltelli. È molto difficile questo boss. Trovo molta difficoltà. Okay, deve fare lui l'errore. Porco. Quella tomba di merda. Ecco, poi. È difficile evitarlo, però. Comunque più o meno si dovrebbe fare così. È molto difficile come boss. Ecco, infatti ogni volta mi colpisce male. Ok, questa è la vita, ok, perfetto. No, cavolo. Allora, dobbiamo stare un po' attenti. Ok, ora lancia i coltelli. Molto difficile da colpire perché appena lui lancia quei coltelli è difficilissimo da evitare. Però in teoria dobbiamo passargli da dietro. Così. Però porco, non riesco a colpirlo. Oggi sono diventato cieco. Sbaglio le distanze tra me e il mio nemico. Ecco. Ma no. Ma non salta il personale, porco. Ok, mi ha fatto male. Mi ha fatto di nuovo male. Ecco. Dobbiamo fare così. Però. Vai, ce la possiamo fare. Ok, abbiamo recuperato tutta la vita. Ok, grazie. Ecco, ok, perfetto. Madonna, è difficilissimo evitare tutti i suoi attacchi e combattere nel momento. Però dobbiamo dire che grazie a questo Daniel abbiamo capito come sconfiggere questo boss. Fortunatamente c'è qualcuno che dà consigli. Allora, abbiamo quasi sconfitto, dai. Dai, oh cazzo. Madonna. Possiamo farcela. Dai, 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 dai. Benissimo ragazzi. Abbiamo sconfitto questo boss. Ringraziamo ancora questo Daniel che ci ha permesso di sconfiggerlo. Mi ha fatto anche yes dopo essere stato sconfitto da me. Va bene, perfetto. Ok, lì c'è la valigia. Andiamo a vedere. Ora I soldoni. Perfetto. Almeno ora sappiamo a cosa servono questi soldi. Comprare bombe. Comprare. No, l'ho scomparito, mi servite. Comprare pozioni di vita, bombe e basta. Cioè, alla fine. Vabbè, anche altre cose se si trovano. Ora baciamo la principessa finalmente. Un bacione. Abbiamo salvato la seconda principessa. Benissimo. Credo che sia la seconda, sai, non mi ricordo. Vuoto di mente. Allora, io direi di puntare sempre su forza e difesa. Ora ragazzi, passiamo al prossimo livello. Allora, siamo qui ragazzi. Ok, sì, dovevamo andare qui, perfetto. Mi stavo confondendo, visto che il livello era poco. Ok, questo è quel mostro che all'inizio, prima di uccidere il boss, abbiamo trovato. Ovviamente nello scorso episodio, ovviamente. Allora, continuiamo ad andare avanti. Poi dove vai? Dai, 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 dai. Ehi, calma. Quanta violenza. Allora, abbiamo sconfitto questo boss e finalmente siamo passati avanti. Ora dobbiamo capire chi sono questi qua, ovviamente, visto che abbiamo trovato solo uno prima di sconfiggere il boss. E adesso credo che questo sia tipo la loro base.
Poi provengono da vulcano, da come ho capito. Credo, no, perché quello si è bruciato il culo, quindi non vengono dalla lava. Allora, dai, eliminiamo il più presto possibile i nemici e andiamo a capire dove ci troviamo precisamente. Ok, ok, si è bruciato il culetto, sono aumentato anche di livello. Dai, buttate nella lava, quasi morite. No, non è morto nessuno nella maledizione. Ok, sconfitto questi mostriciattoli, ci conviene passare avanti. Dai, muori. Ok, perfetto, perfettissimo. Andiamo alla ciliegia che ci dà vita. Oh, attenzione. Ma no, quanti cosi di lava che ci sono qui. Oh, lì. Abbiamo sconfitto questi mostriciattoli molto velocemente. A quanto pare non abbiamo trovato così tante difficoltà. O almeno per il momento, visto che questo gioco farà trovare sempre... Cazzo è quel coso? È tipo un cancello di ferro. Ma si può aprire? Allora, sconfiggiamo questo un attimo. Dai, e dai, muori. Ecco Giuda. Durissimo. Che cazzo è quel coso? Un panino? Cosa serve quel panino? Ora vediamo a cosa serve. Prima però... eliminiamo questo. Ah, ma ne esce sempre uno. Boh, mangiamo, vedo che... Oh, che figata! Che bello! Forse a questo serve? Non credo, forse. Però mi sono rimpicciolito. Ora divento di nuovo grande. Prendiamo il pane. Ok. Ah, ok, così si faceva, ok, perfetto. Ok, abbiamo tolto il cancello. Possiamo andare avanti? No. Ora sì. Quindi il gigante serve per vulcano tono active. Ok. Dobbiamo attivare il vulcano, mi sembra, da come ho capito. Beh, non si deve attivare, però noi le facciamo comunque. Dai. Quindi abbiamo scoperto che quel pane ci fa diventare bestioni. Che figata però, è stupendo questa cosa. Allora, ora uccidiamo un attimo gli ultimi nemici e cerchiamo di passare più velocemente avanti. E così non ci teniamo impegnati qui. Va bene, ora siamo... dove siamo qui? Ok, altri di questi nemici. C'è un albero incenerito, ci sono delle case. Deduco che qui c'era una civiltà prima che ci fosse questo vulcano, credo. Io direi stupidaggine, ma almeno mi sembra così... calma. Poi si colpiscono da soli. No, ok, no. Ho avuto l'impressione che si colpivano da soli. Allora, maledetto. Ok, sconfitto. Ci sono anche persone qui. Addirittura. Quindi era... è stato distrutto questo villaggio. Deduco da questi esseri probabilmente. Che cazzo è? Ah, uovo. Madonna, quanti ne sono, eh? Ma anche le persone che sono morte, a quanto pare, perché... probabilmente sono morte, sono incenerite. C'è ancora la forma del loro corpo, di cenere. Andiamo avanti, cerchiamo di capire cosa sta succedendo qui. Qualcosa sta succedendo... Oh mio Dio! Cosa sta succedendo? Questo è il nuovo boss, ragazzi. Ok, perfetto. Per tenermi impegnato. Ok, sto un po' capendo la situazione. Mi sa che questa era la base di quel mostro, da quanto ho capito. Quindi ci siamo trovati nel nascondiglio dell'avversario. Però è scappato, è riuscito a scappare. E quel mostro, che sarebbe credo uno degli altri boss che dovremmo sconfiggere, ha sbloccato, cioè quella magia, ha sbloccato, cioè ha liberato i cadaveri di quelli, dei tizi morti. Allora io direi di trasformarci un po' e fare un po' di casini. Venite qui, maledetti. Vi faccio a pezzi. Vi distruggo. Ok, dobbiamo andare avanti comunque, anche se il nemico è scappato.
Qualcosa non va, cioè è strana come situazione. Oh, meno male. Oh, ecco, porco. Ok. Dai, ma quanto cazzo di danno fanno poi? È assurdo. Allora, cerchiamo di sconfiggere il più presto possibile. Così, andiamo via da qui. Vorrei capire solo cosa è successo qui, in questo villaggio. Qualcosa è successo. Ora qui c'è una capanna enorme, credo. Una casa. Credo sia una capanna però. Che andiamo avanti comunque. C'è uno scrigno. Cosciotto di pollo, ok, perfetto. Dove devo andare? Ah, devo salire qui. Ragazzi, è un po' complicata la situazione. Cioè, è un po' strana, perché comunque il nemico che noi stiamo cercando è andato dall'altra direzione. Invece noi stiamo continuando ad andare avanti. Infatti sta cosa è molto strana. Porco. Molto strana. Forse perché dobbiamo liberare le altre principesse. Non so. Ma direi di sì. Andiamo avanti. Cos'è? Cavolo è? Siamo seri? Un altro boss che poi non si fa danno. E come lo sconfigo, scusami? Come lo sconfigo, scusatemi? C'ho un dubbio forte ora in questo boss. Cioè se è un boss non ho nemmeno capito cosa è. Allora, forse con le frecce? Non credo. Non gli faccio danno, ragazzi. Cioè, non ho capito come funziona. No, ragazzi, ho questo dubbio di come sconfiggere sto boss. Ah, ok. Ora ci sono. Ok, ho capito come funziona. Ok. Va bene, ragazzi, ho capito come sconfiggere sto boss. Però abbiamo pochissima vita, quindi siamo un po' a rischio. E trasformiamoci. Ok, vai, vai, vai. Dai. Allora, se lo blocchiamo non lancia. Prendiamo quest'altro pane. Ok, dai, 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 dai. Oh, no, 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 ragazzi, siamo morti. Ho capito troppo. Ragazzi, si parte dall'inizio a quanto pare. Quindi direi di fare una cosa. Io arrivo al boss e poi ci rivediamo al boss appena sconfitto. Appena hanno sconfitto. Ecco ragazzi, siamo arrivati di nuovo al punto dove c'è il boss vulcano lì. Come cazzo è lui? E vabbè, dobbiamo prendere il cosciotto di nuovo qui. Probabilmente ci servirà per la vita. E andiamo a affrontare questo boss. Ora abbiamo capito come si sconfigge, quindi non abbiamo problemi. Solo che ora dobbiamo un attimo eliminare questi nemici e passiamo avanti. Ok. In pratica il problema è quando non hai capito come si sconfigge il boss, perdi già metà vita solo per quello. Quindi ora che sappiamo come funziona dovremmo riuscire a sconfiggerlo tranquillamente. Spero almeno. Non sia così difficile. Ecco il boss. Allora dobbiamo uccidere questi qui. Però se... già ho perso un quarto di vita solo per altri cazzi. Ok. Continuano. Cioè questi cosi mi hanno tolto solo loro tre quarti di vita. Rendetevi conto. Ok, abbiamo due panini. Andiamo dal boss. Trasformiamoci. Ok. Dai, ce la facciamo. Ce la facciamo, ce la facciamo, ce la facciamo, ce la facciamo. Facciamo, ce la facciamo. Dai, 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 dai. Dai, 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 dai. Veloce, ce la possiamo fare. E vai. Abbiamo sconfitto, ragazzi. Ok, mi dai un po' di vita, porco. No, niente. Ora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo tornare indietro? No. Dobbiamo continuare a scendere. Ok, ci sono delle valigie qui. Una mela. E un cosciotto. Perfetto. Andiamo un po' avanti. Vediamo un po' cosa andiamo incontro. C'è qualcosa lì sopra. Che cazzo è quel coso ora? Dai, un altro boss? Un altro boss.
Dove sono? Ok, sono nei guai un po', mi dicevano. Mi sa che mi devo... Cosa cazzo? Trasformiamoci. Credo che dobbiamo sconfiggerlo così. Ma forse con la roccia? Cioè ragazzi, mi ha ucciso con pochissimi colpi. In pratica abbiamo visto che c'è uno di quegli oggetti, si trova proprio qui, in questo punto. Quindi deduco che sarà un altro oggetto come l'arco. Andremo a vedere poi nel prossimo episodio, ragazzi. Ci fermiamo qui. So che in questo episodio abbiamo fatto pochissime cose a quanto pare, però qui mi sa che siamo, credo, quasi alla fine. Da come deduco, abbiamo trovato in pochissimo, un lasso di poco tempo, tre boss. Il primo che abbiamo sconfitto, il secondo che è il vulcano, e il terzo questo qui che è un bestione enorme. Quindi dovremo vedere come sconfiggerlo, perché non ho capito in teoria. Quindi se qualcuno sa, che c'è più avanti nel gioco, sa come sconfiggerlo, può darmi qualche indicazione e mi fa sapere come sconfiggerlo. Se questo episodio vi sia piaciuto, ragazzi, lasciate un mi piace o un bel commento. E ci vediamo alla prossima episodio. Ciao a tutti!